Io abito a Melia, un pezzetto del comune di Scilla. Si chiama così perché tanto tempo fa si coltivavano le mele. Qui ci sono delle grotte bellissime, le grotte di Tremusa. Nonna mi ha raccontato che qui abitavano le fate di Tremusa. Quando il mare copriva tutta la terra, qui abitavano pesci di tutte le forme, strane creature dette sirene. Erano bellissime e avevano una voce dolcissima. Quando il mare si ritirò, emersero terre bellissime, anche Melia. Molte conchiglie e molte stelle marine rimasero attaccate alle rocce. Le siene decisero di non abbandonare le grotte, così loro si liberavano delle sue code di pesce. Diventavano delle belle fate. Siccome erano tre fate, le grotte si chiamavano le grotte di Tremusa. Le fate avevano un carattere giocoso e allegro. La notte danzavano e cantavano e si divertivano a fare dispetti ai contadini di Melia, mettendo in disordine i timoni, cioè i covoni di grano. Il contadino di Nocellari, erano gli alberi di noci, era molto arrabbiato con le fate. Una notte ne rapì una che era bellissima e la prese in moglie. I due ebbero una bimba bellissima come la mamma. Musa era una brava mamma e era una brava moglie. Ma rimaneva sempre in silenzio perché le fate non parlano con gli uomini. Ma il marito desiderava tanto sentire la sua voce, pensò un piano e prese la bambina e fece finta che la buttava nel fuoco. La musa, quando vedeva che la bambina era in pericolo, urlò. Ma quando capì che il marito l'ha fatta apposta, disse: non hai voluto il bene e non la vai. E sparì portando via la bimba. Così il contadino di Nocellari rimase solo per tutta la vita. E diceva: chi troppo vuole nulla stringe.